Un minuto con Padre Pio per raccontarvi dalla Via Crucis monumentale di San Giovanni Rotondo la storia di Padre Pio. 11 dicembre 1949. Muore a Foggia 10 giorni prima del suo 62esimo compleanno Genoveffa de Troia, la venerabile Genoveffa de Troia, che fu colpita negli anni della sua giovinezza dalla malattia della lipoidosi che la costrinse da sempre a letto. Mentre il suo corpo si, possiamo usare questo termine, si disfaceva, imparò a vivere quella condizione come volere di Dio, esercitando nel frattempo la carità verso chi era ancora più nel bisogno di lei. Entrò nella fraternità del Terzo Ordine Francescano di Sant'Anna a Foggia grazie a Padre Angelico da Sarno, confratello di Padre Pio, assistente del Terzo Ordine Francescano della provincia religiosa, assistente del Terzo Ordine Francescano d'Italia, figlio spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, con cui scambiò anche diverse lettere, ed è stata dichiarata venerabile il 7 marzo del 1992. Le sue spoglie riposano nella Chiesa dell'Immacolata, la Chiesa dei Frati Minori Cappuccini, sede della Curia Provinciale dell'Immacolata a Foggia. Nacque appunto, come abbiamo ricordato, il 21 dicembre del 1887. Più volte nel corso degli anni i suoi confratelli hanno parlato di questa donna a Padre Pio, più volte hanno raccontato di quello che accadeva a Foggia. Purtroppo Genoveffa non ha mai incontrato Padre Pio, non ha potuto incontrare Padre Pio perché lei era in un letto, ma tanti gli raccontavano di Padre Pio, e così come i messaggi arrivavano tra i due, chissà, poi forse avranno avuto modo di incrociare le loro storie. Ad esempio lo stesso Padre Agostino ha parlato di Genoveffa a Padre Pio, e quando sentiva qualcuno che diceva e raccontava di Genoveffa dicendo «è quella povera donna, è quella povera donna», Padre Pio un po' si inquietava e diceva proprio questo: «Perché dite poveretta Genoveffa? Dovete dire invece Genoveffa beata, perché Gesù le vuole molto bene, è un'anima prediletta da Gesù, Genoveffa è un'anima semplice». Genoveffa è un'anima favorita dal Signore.